Però è bello quando si riesce a donare un sorriso a bambini più piccoli, è sempre una cosa bella. Poi io sono un tipo che non cerco di fare se di trovare sempre la tragedia, ecco. Oggi viviamo nel presente, quello che sarà domani non lo sappiamo, quando sarà il domani. Oggi siamo qua al presente e ci viviamo questi ragazzi di tenera età e cerchiamo di dargli un sorriso adesso. Hanno regalato doni ed un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara. La promessa che il trio del volo aveva fatto l'ultima volta che avevano visitato la casa dell'ACB è stata mantenuta. Ieri pomeriggio, in occasione della tappa di Chieti del loro tour estivo, sono tornati all'interno del reparto dell'ospedale di Pescara, dove da anni opera anche l'associazione dei genitori dei bambini emopatici. Una grandissima sorpresa. Questi sono ragazzi fantastici, ogni qualvolta sono in zona, ci vengono a trovare, ci sono molto affezionati e ancora una volta hanno dimostrato tutto il loro amore verso la nostra associazione. Hanno fatto visita ai ragazzi del reparto, si sono soffermati per tanto tempo qui in casa ACB e devo dire la verità, sono dei ragazzi molto sensibili che ci supportano e ci danno sempre una mano. Passaggio. Noi siamo già stati qua e ogni volta promettiamo di ritornare. Ok. Io sono legatissimo con Ignazio e Piero all'ACB e a tutto, ringraziamo per tutto il lavoro che fate tutti i giorni, stando vicino a questi bambini e ai genitori che hanno bisogno di supporto, soprattutto morale probabilmente. Dobbiamo ringraziare il cielo tutti i giorni per quello che stiamo vivendo adesso, siamo tutti estremamente fortunati ma non ce ne rendiamo conto e queste esperienze, quella rivederci che si dà a tutti, credo sia una forza che ti riempie il cuore ma ti fa capire tanto nella vita.